Per me, l'atto più importante della tragedia è il sesto, il risorgere dalle battaglie della scena, l'aggiustare le parrucche, le vesti, l'estrarre il coltello dal petto, il togliere il cappio dal collo, l'allinearsi tra i vivi con la faccia al pubblico, inchini individuali e collettivi, la mano bianca sulla ferita al cuore, la riverenza della suicida, il piegarsi della testa mozzata. Inchini in coppia, la rabbia porge il braccio alla mitezza, la vittima guarda beata gli occhi del carnefice, il ribelle cammina senza rancore a fianco del tiranno. Il calpestare l'eternità con la punta della scarpina dorata, lo scacciare la morale con la falda del cappello, l'incorreggibile intento di ricominciare domani da capo. L'entrare in fila indiana di morti già da un pezzo, e cioè negli atti terzo, quarto e tra gli atti, il miracoloso ritorno di quelli spariti senza traccia. Il pensiero che abbiano atteso pazienti dietro le quinte, senza togliersi il costume, senza levarsi il trucco, mi commuove più delle tirate della tragedia. Ma davvero sublime è il calare del sipario e quello che si vede ancora nella bassa fessura. Ecco, qui una mano si affretta a prendere un fiore, là un'altra afferra la spada abbandonata. Solo allora una terza, invisibile, fa il suo dovere e mi stringe alla gola.